Aver soddisfatto le aspettative del cliente chiaramente ci pone in una situazione di enorme vantaggio. Tenete presente che gli esempi fatti sulle penetrazioni all'interno dei reparti alimentari, che vi ho citato prima, possono tranquillamente essere vissuti come se ad esempio il nostro negozio, invece di essere un singolo negozio con dei reparti, Attigui è un grande centro commerciale che ha tanti negozi al suo interno. Immaginatevi un centro commerciale che abbia un centinaio di negozi. Allora, che cosa succede? Può succedere questo, che il centro commerciale in sé funziona, cioè il numero delle presenze all'interno del centro commerciale, che è abbastanza facile da misurarsi, ci sono diverse tecniche per riuscire a calcolare quanti clienti passano all'interno del centro commerciale, addirittura saperlo, anche se sono su più piani, capire quante persone sono passate in un determinato corridoio. Quando abbiamo all'interno del centro commerciale un negozio che ha delle carenze, che nella media di quello che dovrebbero essere le sue vendite, a livello nazionale, a livello della, catena dei centri commerciali, ecco, in quel caso lì è un po' la stessa cosa che può essere successa nel nostro reparto murale a self-service, ovvero sia i clienti sono passati lì davanti, ma non siamo stati capaci di farli avvicinare al nostro negozio e nel momento che non siamo stati capaci a farli avvicinare al nostro negozio, guarda caso, sono andati nel negozio più avanti, che vende più o meno le stesse nostre merceologie, ma che ha saputo in qualche modo accattivarsi meglio di noi il cliente. E allora, con delle tecniche analoghe a quelle che abbiamo visto della macelleria, dei latticini e roba del genere, dobbiamo creare le condizioni di fare in modo che il cliente che visita il centro commerciale venga a trovarci anche all'interno del nostro negozio, può essere di abbigliamento o di qualsiasi altro genere merceologico, e una volta che siamo stati capaci a farlo avvicinare, dobbiamo essere però pronti col nostro negozio, ad averlo in bolla, ad avere tutte le referenze, ad avere i prezzi giusti e ad avere chiaramente la giusta accoglienza. Se noi riusciamo a fare queste cose, va da sé che anche nel caso del centro commerciale, del negozio all'interno del centro commerciale, le vendite possono in qualche modo riprendersi. Vi faccio un altro esempio che non attiene direttamente alle attività commerciali, ma a quelle alberghiere. Voi sapete che uno dei calcoli principali che deve fare un albergatore è sapere quanto è la saturazione che lui riesce a tenere per le sue camere, ovvero sia, se io ho 100 camere, mediamente durante l'anno, quanto sono riuscito a saturarle questo utilizzo delle camere? Ne ho saturato solo il 20% o ne ho saturato fino all'80%? Capite che la differenza è notevole. Perché? Perché ad esempio il costo dell'affitto dell'albergo è un costo fisso che costa a prescindere che io saturo per il 20% piuttosto che saturo per l'80%. Allora la capacità di riuscire a far utilizzare al nostro cliente il maggior numero di camere del nostro albergo è esattamente la stessa cosa della penetrazione dei reparti. Ovvero sia, la soluzione per ottenere delle vendite incrementali è essere capaci di saturare sempre il maggior numero di clienti, nel caso dell'albergo con le camere, nel caso dei negozi di alimentari piuttosto che di non alimentari, e riuscire a saturare bene il cliente. Perché? Perché così facendo i nostri costi fissi rimangono inalterati e la nostra redditività di per sé cresce di suo. Come faccio per ottenere queste cose? Le riesco a ottenere quando riesco a creare una sorta di rapporto fiduciario molto stretto con il nostro cliente. Una volta realizzato questo, guardate, le vendite vengono da sole, ma non solo, a questo punto posso anche investire nella ricerca di nuovi clienti, perché ormai ho consolidato una base solida. Chiaramente saranno gli stessi nostri clienti fedeli che creeranno una sorta di passaparola e quindi il nostro costo
per aggiudicarci un nuovo cliente sarà decisamente più basso, perché una buona parte del lavoro di comunicazione, di promozione della nostra attività ce la faranno i clienti stessi. E quindi è un ciclo virtuoso che di sé ha pochi costi ma grandi risultati.